Salve a tutti e benvenuti nel primo di una lunga serie di video che tenteranno di far luce sulla vita di Richard Benson. Questi video saranno d'aiuto sia a chi conosce già il personaggio ma vuole approfondire scoprendo notizie finora ignote o difficilmente rinvenibili, sia a coloro che si avvicinano per la prima volta all'argomento e desiderano avere un quadro un po' più chiaro della situazione. In apertura è necessario però effettuare delle premesse che sono valide non soltanto per questo video, ma chiaramente anche per tutti quelli che verranno. La prima premessa è la seguente. Tutti sappiamo che la vita di Richard Benson è avvolta da un alone di mistero, un mistero attribuibile in parte alla relativa oscurità del personaggio al di fuori del contesto romano fino all'esplosione di popolarità su internet databile intorno alla metà degli anni 2000, e in parte alla volontà di Richard Benson stesso di intorbidire le acque, romanzando alcune vicende della sua vita, alterandone altre, tacendo di altre ancora. Ciò nonostante, la sensazione è che più il lavoro di ricerca prosegue, più determinate informazioni fornite dallo stesso Benson, un tempo ritenute inverosimili, sembrano trovare conferma. Parlerei dunque di una sorta di effetto Schliemann nella ricostruzione della biografia di Richard. Come l'Iliade, anche le dichiarazioni bensoniane paiono acquistare col tempo una credibilità insospettata e insospettabile, e di questo avremo prova ben presto. La seconda premessa è che molte testimonianze, dirette o indirette, di fatti e vicende descritti in questo come nei prossimi video, sono state rinvenute nel cyberspazio in modo talvolta faticoso. Google Gruppi, con la sua funzione di ricerca dei messaggi Usenet, è stato particolarmente utile, al pari della Wayback Machine di Internet Archive. Mi sono servito anche di dati ricavati da commenti, messaggi e telefonate di e con persone che asseriscono di aver avuto a che fare con Richard Benson. La terza premessa è che la qualità e, di riflesso, la veridicità delle fonti a cui ho attinto non è sempre accettabile o comunque verificabile appieno. Il che significa che molti dei fatti narrati potrebbero comunque non essersi svolti come li descrivo. Quello che tento di fare con questi video è riassumere e mettere insieme tutte le informazioni in nostro possesso, da quelle più facilmente rinvenibili a quelle più difficili da trovare. Questo però non equivale, ahimè, a stabilire con assoluta certezza la veridicità di questa o dell'altra informazione. Quindi l'avvertenza che faccio è che tutto quanto dirò va preso cum grano salis, e quindi dovrete sempre stare attenti a non considerarlo come necessariamente la verità. Quarta e ultima premessa, molti dei dati su cui mi sono basato non li ho ottenuti personalmente, ma mi sono stati segnalati o li ho estrapolati da video e, come dicevo in precedenza, scritti di altri. Chiaramente tali apporti esterni alle mie ricerche saranno opportunamente segnalati e attribuiti ai rispettivi autori. Desidero quindi ringraziare preliminarmente tutti coloro che avrò modo di citare nel corso dei video e spero di far cosa gradita nel riportare comunque il loro nome. Spesso si tratta soltanto di un nick, magari, ma chi ascolterà questi video, spero anche gli autori o comunque coloro che hanno rinvenuto queste informazioni, potrà comunque ritrovarsi nel video e sapere che non mi sono dimenticato di citarlo. Detto questo, partiamo alla scoperta del primo capitolo della vita di Richard, quello che va approssimativamente dal 1955 al 1977, e adesso vi spiego la motivazione che sta dietro questa periodizzazione, questa scelta di far terminare il primo periodo della vita di Richard nel 1977. Il primo problema da affrontare quando parliamo delle origini di Richard è quello della sua nazionalità. È nato veramente nel Regno Unito? Quando? E poi, quando e perché si è trasferito in Italia? Ormai c'è consenso quasi unanime sul fatto che Richard Benson sia di origine britannica, ma non è mai stato portato all'attenzione del pubblico alcun certificato di nascita o documento prodotto da soggetti terzi e indipendenti dall'interessato che lo dimostri senza possibilità di smentita. Come vedrete tra poco, questo video cambierà le carte in tavola. Fino ad ora sapevamo tre cose. La prima è che Richard è in possesso di un passaporto britannico e che su questo passaporto, esibito in più occasioni, è possibile leggere con chiarezza sia il nome di battesimo, o meglio i nomi, che data e luogo di nascita. La seconda è che un articolo di Ciao 2001 del 71 definisce il nostro un giovane bit inglese,
mentre la terza è che nel corso della cerimonia di matrimonio di Esther Esposito e Richard Benson presso il Campidoglio, accuratamente filmata e rinvenibile su YouTube, il funzionario incaricato all'atto di leggere il nome dello sposo scandisce con cura le parole Richard Henry Philip John Benson. Recentemente, e qui entriamo nel campo delle scoperte, sono riuscito a far riemergere da richardbenson.it tramite Wayback Machine la copia scan del contratto firmato da Benson per la Rai nel 71, in occasione dell'avvio della trasmissione Per voi giovani di Arbore. Esso fa chiaramente riferimento nell'intestazione a Richard Benson e non a Riccardo Bensoni. Questo contratto, su cui torneremo presto, è un documento pieno di spunti che saranno accuratamente sviscerati. Le evidenze poc'anzi richiamate già basterebbero a mettere una pietra tombale su qualsiasi tentativo di declassare Richard Benson a mero nome d'arte, ma c'è di più. Una ricerca condotta dal sottoscritto nei registri dello Stato civile inglesi tramite il sito familysearch.org dimostra definitivamente che Richard Benson è nato nel primo trimestre del 1955 a Woking, nel Surrey. Come vedete, il record è presente nel Birth Registration Index di Inghilterra e Galles, per l'esattezza nel volume 5G, a pagina 753, alla riga 118. Dall'estratto del certificato di nascita si ricavano diverse conferme, ma anche nuove informazioni. Richard è registrato con le iniziali PHJ, che, chiaramente, stanno per Philip Henry John, mentre sua madre, la cui identità è fino ad oggi rimasta avvolta nel mistero, si chiamava Marcella C. Giammona. Il riferimento a questo nome, che sembra essere italiano, era stato velatamente fatto dal nostro nel corso di una puntata di Televita, ma in molti avevano dato per scontato che si trattasse di una mistificazione. Ciò è dovuto anche al fatto che Richard pronunciò il nome alla francese, Marcel Giammona, confondendo come suo solito le idee ai suoi spettatori. Siamo di fronte al primo risultato dell'effetto Schliemann applicato alle dichiarazioni bensoniane. Sempre curiosando negli sterminati database dell'amministrazione pubblica britannica, ho anche rinvenuto l'estratto del certificato di matrimonio di Marcella col padre di Richard, vale a dire, adesso possiamo dirlo con certezza, Richard Robert Benson. Nel volume 5B, pagina 2042, riga 30, del Marriage Registration Index di Inghilterra e Galles, si può infatti leggere, come vedete, che Richard Robert Benson e Marcella C. Giammona sono convolati a giuste nozze nel primo trimestre del 1952 a Tonbridge, nel Kent. Sono orgoglioso di aver finalmente posto la parola fine ad anni di infuocati dibattiti sulla famiglia di Richard. Ciò non significa, purtroppo, che tutti gli interrogativi su Robert e Marcella siano stati spazzati via. Chi erano esattamente? Che lavoro facevano? Che rapporto c'era tra il Richard adolescente e la sua famiglia, e come si è evoluto questo rapporto nel tempo? Andiamo per gradi. In primis rimane da sciogliere il nodo legato alla nonna di Richard, la quale, come ha sottolineato più volte il nostro, proveniva dal paesino di Anticoli Corrado. In un vecchio video, che non sono riuscito a ripescare su YouTube, Richard sosteneva che sua nonna fosse una modella appartenente alla famiglia Toppi e che avesse sposato un pittore inglese. Anche in questo caso le sue dichiarazioni furono accolte con scetticismo. Stando però al sito www.anticoli-corrado.it, che vedete in questo momento, la verità non è troppo lontana da quanto ci è stato raccontato da Richard. Leggiamo con attenzione quanto riportato nella pagina Artisti e Modelle. Leggo. Dopo i primi tempi di frequentazione di Anticoli da parte degli artisti, il clima di collaborazione con i contadini e i pastori anticolani divenne tale che molti di questi iniziarono a posare negli studi del paese e successivamente, spinti dalla povertà, raggiungevano Roma, dove all'Accademia delle Belle Arti di Via Ripetta, negli studi di Via Margutta e di Villa Strollfern, posavano per gli stessi artisti conosciuti al paese. Molti artisti sposarono le loro modelle. Particolarmente curiosa e ricca di personaggi è la storia delle sei sorelle Toppi, sorelle degli artisti anticolani Mario e Carlo, che sposarono Natalina lo scultore Attilio Selva, Candida ed Augusta furono la prima e la seconda moglie del pittore Pietro Gaudenzi, Alberta sposa Aldo Zauli, Margherita andò in sposa lo scultore svizzero Paul Oswald, divenendo pittrice lei stessa. Angelina diventò moglie dello scultore ravennate Domenico Ponzi. Ragazze appartenenti ad altri rami della famiglia Toppi sposano
Marietta l'inglese J.B. Benson. Avete capito bene, lo leggete. Marietta Toppi sposa l'inglese J.B. Benson. Chiaramente la pagina va avanti, ma a noi interessa questo. Si tratta di una coincidenza o siamo di nuovo di fronte all'azione dell'effetto Schliemann? Purtroppo non mi è stato possibile rinvenire nei registri anagrafici del Regno Unito il record relativo a Robert Benson, il padre di Richard. Se però quel James B. Benson fosse effettivamente il nonno paterno del nostro amato chitarrista, potremmo affermare che il padre di Richard nacque da padre britannico, appunto James Benson, e madre italiana, ossia Maria, detta Marietta Toppi, da Anticoli Corrado. Il fatto che il primo record relativo a Robert Benson presente nei registri britannici sia il certificato di matrimonio può essere spiegato in due modi. O l'estratto del certificato di nascita, documento ormai datato, non è liberamente consultabile via internet, oppure esso non è rinvenibile negli archivi britannici perché Robert Benson è nato in Italia e solo dopo si è trasferito nel Regno Unito, dove ha sposato una donna a sua volta di origini italiane, Marcella Giammona. Qui purtroppo la mia ricerca si è dovuta fermare, perché l'Italia non dispone di registri informatizzati per eventi così antichi e la nascita di Robert dovrebbe essere avvenuta negli anni 20. Ci sarebbe quindi bisogno di recarsi all'archivio di Stato di Roma per saperne di più. Accontentiamoci però di aver stabilito con certezza l'identità dei genitori di Richard e le circostanze della sua nascita, proponendo un albero genealogico bensoniano estremamente verosimile. Come indicato nelle premesse, non tutte le ricerche condotte mi hanno portato a risultati così netti o definitivi, o comunque supportati da documenti ufficiali rilasciati da amministrazioni pubbliche. Se Robert Benson fosse veramente nato in Italia, acquisirebbe poi maggior valore una voce che, su internet, viene attribuita a Gianfranco De Angelis, manager di Richard Benson, quella secondo cui i Benson sarebbero arrivati, o forse a questo punto sarebbe meglio dire tornati, in Italia, a seguito dell'accettazione da parte di Robert di un'offerta fatta pervenire dal ramo italiano della Gillette. Se le cose stessero veramente così, è probabile che la perfetta conoscenza di italiano e inglese abbia giocato a favore di Robert nell'ottenimento di un posto di lavoro di prestigio. Indipendentemente dalle motivazioni, ciò che è certo è che un Richard ancora bambino arrivò in Italia, ma non subito a Roma, bensì a Milano. In una puntata di Rock Machine, il nostro dichiara infatti di aver vissuto per anni nel capoluogo lombardo, precisamente a via Andrea Maria Ampère, numero 103. Purtroppo non è possibile verificare in alcun modo tale notizia, ma la tentazione di fidarsi del diretto interessato è, in questo caso, giustificabile alla luce del fatto che in nessun modo il soggiorno in questa via abbastanza anonima di Milano potrebbe fornire spunti per la creazione di chissà quali mirabolanti racconti. Per testimonianza diretta, so inoltre che alcuni allievi di Richard negli anni 90 notavano una lievissima cadenza lombarda nella sua voce. Stando a quanto egli stesso racconta in numerose puntate dei suoi show, Richard ebbe rapporti tesi con i genitori, tanto da essere andato via di casa a soli 13 anni. Tale notizia appare inverosimile, ma è probabilmente indice del fatto che il nostro, fin da giovanissimo, gravitò attorno alla scena musicale romana e al mondo emergente del beat, genere che esplose negli anni 60 con i Beatles, ma che in Italia fu portato avanti da band britanniche come i Primitives di Mal e i Rocks di Shel Shapiro, e da altre formazioni particolarmente care a Richard, quali i Corvi di Modena e l'Equipe 84 di Maurizio Vandelli. Probabilmente il famoso episodio legato a Francesca Manisco, una compagna di scuola che avrebbe fatto ascoltare i Beatles a Benson per la prima volta, segnala un'infatuazione precoce del chitarrista per le sonorità beat. Nemmeno quello scolastico è, in quegli anni, un ambiente nel quale Richard si trova a suo agio. Non possiamo azzardare alcuna ipotesi fondata circa le ragioni sottese alla grande antipatia per la scuola nutrita dal nostro. Ci viene in mente soltanto il fatto che, senza dubbio, in quegli anni, egli doveva essere un diverso. In primis perché, avendo passato buona parte della sua infanzia in Inghilterra, probabilmente non parlava ancora benissimo l'italiano. Poi perché, ma qui entriamo nel campo della pura speculazione, la completa mancanza di peli su tutta la superficie del corpo ci fa pensare, alternativamente, che possa essere stato colpito da alopecia universale precoce, vale a dire una rara patologia del cuoio capelluto che porta alla completa perdita di tutti i capelli della testa e dei peli del corpo, o che, ancora peggio, abbia ereditato l'ipotricosi di Marie-Unat, una rara malattia genetica caratterizzata dall'assenza o dalla rarefazione alla nascita dei capelli, delle sopracciglia e delle ciglia, e dalla progressiva perdita dei capelli a partire dalla pubertà.
Se così fosse, le difficoltà incontrate dal giovane Richard in ambiente scolastico potrebbero essere legate non solo a un generico rifiuto delle autorità, ma anche al complicato processo di integrazione con i compagni di classe. Lasciati alle spalle questi problemi, avvertiamo la necessità di ricostruire gli inizi della carriera musicale bensoniana. Da una biografia ripescata tramite Wayback Machine sul vecchio sito ufficiale www.richardwarriors.net, apprendiamo che Richard avrebbe militato in alcune formazioni giovanili come gli Atomi e gli Artificial Paradise. Ciò che è certo è che il nostro ha preso parte a due edizioni del Festival Pop di Villa Pamphili, nel 72 e nel 74, come testimoniato dal libro The Return of Italian Pop di Paolo Barotto, edito dalla Vinyl Magic e segnalatomi dall'utente YouTube Blue Sun. In questa pubblicazione è riprodotto il poster della prima delle due manifestazioni menzionate poc'anzi. Su di esso è chiaramente visibile il nome di Richard. Ma non finisce qui. Una recensione pubblicata su Ciao 2001 menziona la performance di Richard e del gruppo con cui si presentò sul palco, i Jowl. Vi si legge: fra le parziali delusioni, sono costretto a ricordare l'esibizione del gruppo di Richard Benson, gruppo che fino all'ultimo istante sembrava in rotta con il suo leader. Richard e compagni, per quanto simpatici e volenterosi, hanno deluso come coralità e come bontà tecnica, soprattutto laddove Richard dimostrava di essere un buon chitarrista ed i suoi compagni lavoravano assolutamente per conto proprio, formando un qualcosa di piuttosto illogico, musicalmente parlando. Dello stesso periodo è anche la partecipazione al Festival Rock di Belpasso in Sicilia, stando non solo alla biografia presente su Richard Warriors, ma anche a un'intervista audio a Richard recuperata tramite Wayback Machine dall'utente YouTube Brigate Benson su www.richardbenson.it. Da tale intervista veniamo inoltre a conoscenza di una partecipazione di Benson, in qualità di turnista, al tour Contaminazione del rovescio della medaglia. Senza dubbio, dal punto di vista artistico, gli anni 70 di Richard Benson si caratterizzano principalmente per la militanza nel gruppo progressive Buon Vecchio Charlie, conosciuto per l'omonimo album d'esordio, inciso nel 1971. Il disco, rimasto inedito fino al 1990, quando è stato pubblicato per la prima volta dall'etichetta discografica Melos, vede Richard Benson alla chitarra a 12 corde e alla voce. Pare inoltre che il pezzo Evviva la Contea di Lane sia stato composto da lui. Veniamo in ultimo alla partecipazione, nel 1972, al programma Per voi giovani di Renzo Arbore. Il contratto rinvenuto su richardbenson.it, di cui ci siamo già serviti, ci aiuta a chiarire diversi aspetti della vicenda. Richard si occupò della rubrica Novità 33 giri, svolgendo lavoro redazionale volto alla selezione dei dischi da trasmettere ed esordendo al microfono. Per ogni puntata, il giovane chitarrista percepì 8.000 lire, equivalenti a circa 66 euro di oggi. Ad affiancarlo, come testimoniato da un articolo rinvenuto nell'archivio di Repubblica risalente al 6 maggio 1992, troviamo Raffaele Cascone e Paolo Giaccio. Così Cascone ricorda quegli anni. All'inizio eravamo Richard Benson, Paolo Giaccio ed io. Sono rimasto al microfono fino al 75, poi sono diventato giornalista e nell'82 me ne sono andato dalla Rai. Per voi giovani rappresentò sicuramente una svolta per la carriera di Richard Benson. Proprio in quel contesto egli ebbe modo di entrare in contatto con l'ambiente radiofonico, che in seguito l'avrebbe visto protagonista sulle frequenze delle prime emittenti libere. Tra di esse va annoverata Radio Roma 103, una delle prime radio private romane, con cui il nostro collaborò approssimativamente tra il 75 e il 77, come dimostrato, lo vedete proprio in questo istante, dalla lettera che Francesco Caruso Cardelli, speaker dell'epoca, ha inviato al sito broadcastitalia.it. Desidero chiudere questo primo video con uno sguardo al panorama intellettuale che influenzò Richard Benson in gioventù. Com'è possibile scoprire a partire da una puntata di Rock Machine reperibile su YouTube, il chitarrista italo-britannico lesse e ammirò autori come Jack Kerouac, Charles Bukowski e soprattutto Allen Ginsberg. Il poeta di Newark, la cui influenza sul giovane Benson è stata finora ingiustamente sottovalutata, viene esplicitamente omaggiato nel film di Carlo Verdone Maledetto il giorno che t'ho incontrato, che vede Richard apparire nel ruolo di se stesso in una trasmissione musicale intitolata Jukebox all'idrogeno, guarda caso proprio con una raccolta di poesie di Ginsberg pubblicata da Mondadori nel 1965 e curata da Fernanda Pivano. In Jukebox all'idrogeno è contenuta la più famosa composizione ginsbergiana, Howl, urlo in italiano, il cui testo non può, almeno in un punto, non suonare in qualche modo familiare a un fan di Richard Benson. Ho visto le menti migliori della mia generazione distrutte dalla pazzia, affamate, nude, isteriche, trascinarsi per strade di negri all'alba
in cerca di droga rabbiosa. Viene in mente uno dei versi più criptici di Gerarchie Infernali, lungo monologo inserito da Richard nel disco Madre Tortura del 1999. Io no, non ho un negro da piangere. Quelli erano amici davvero, legati, ma da quale spago? Finisce qui il nostro viaggio nell'infanzia e nell'adolescenza di Richard Benson. Nel prossimo appuntamento avremo modo di esaminare il periodo che va dal 1977 ai primi anni 90. Per il momento desidero esprimere la mia gratitudine, oltre che a chi è stato citato nel corso del video, all'utente YouTube Sir Daniel e a tutti i componenti della chat Brigate Benson, cui partecipo con il nick John Mandrake su Telegram. Grazie a tutti per l'attenzione e a presto.